Questa statua Michelangelo la cominciò, ma a un certo punto si fermò perché una vena nera sul volto della statua aveva rattristato lo scultore. Non era contento di lavorare su un pezzo di marmo difettoso, lui che era un grande intenditore di marmi. Così la statua rimase non finita nella sua casa in Maciel dei Corvi a Roma. Nel 1998, mentre studiavo la collezione Giustiniani, mi resi conto che negli inventari della famiglia era compresa una statua di Cristo con la croce in mano, che però non veniva fuori da nessuna parte. Questa statua era stata messa in sacrestia da un priore negli anni 70 e sostituita con una copia della Sindone. Allora chiesi di accedere a questa sacrestia, ricordo che aspettai a lungo perché non si sapeva dove fosse il sacerdote che aveva le chiavi. Finalmente entrai e rimasi meravigliata davanti alla bellezza di questa statua. La mostra organizzata nei Musei Capitolini nei 450 anni dalla morte di Michelangelo ha lo scopo di presentare al grande pubblico che visita questi musei alcune possibilità di incontro con un artista di dimensione davvero straordinaria, dalla vita lunghissima, dalla creatività inesauribile, che ha lasciato capolavori in architettura, in pittura, in scultura e un patrimonio grafico altrettanto straordinario. Le opere d'arte che abbiamo dislocato in 9 sezioni, secondo un percorso che non è rigorosamente cronologico, ma che rispecchia il percorso psicologico e personale dell'artista. E dunque si va dalla gioventù, in cui la sua passione per la figura umana gli fa creare le grandi sculture, i grandi dipinti, e fino alla estrema vecchiaia, quando la riflessione sulla salvezza dell'anima lo conduce ad approfondire lo studio della figura del Salvatore, crocifisso o risorto.